C'era una volta il giornale, poi è arrivato il web. C'era una volta la TV, poi è arrivato lo streaming. C'era una volta Vicenza Più, ora c'è Vicenza Più Freedom Club. E carta, web e TV vivono insieme per una comunità. Con Vicenza Più Freedom Club, l'editore sei anche tu. News, approfondimenti, libri, ebook, DVD, corsi e socialità. Entra in Vicenza Più Freedom Club come amico, partner o sostenitore. A partire da 9 euro a trimestre, aiuti il giornalismo a mollare i padroni. E il padrone delle notizie sei tu, sempre di più, con Vicenza Più Freedom Club. Nei prossimi anni avremo uno stravolgimento dal punto di vista delle priorità. Quelle priorità che in altre città a noi vicine, per non parlare dell'Europa, invece vedono la massima attenzione proprio nei confronti dei pedoni e nei confronti dei ciclisti. Solo da noi avviene l'esatto contrario. Ecco, questo ci preoccupa in modo particolare ed è una delle ragioni per cui vogliamo che di questi argomenti si discuta nelle sedi preposte, che sono quelle delle commissioni, che sono il Consiglio Comunale, che non possono essere esclusiva di un assessore. Questa è una firma per la spiaggetta e contro la strada o soltanto un argomento, se non mi ricordo più. Sì, allora, la spiaggetta, vorrei chiarire che noi non abbiamo fatto la raccolta firme per salvare un esercizio commerciale. Noi abbiamo fatto una raccolta firme per impedire la realizzazione di una strada che in quel luogo non ha ragione d'essere. Questa è la prima questione. Unitamente a questo chiediamo che sia realizzato un percorso ciclopedonale, perché questo significa riqualificare l'area, significa renderla attrattiva per i turisti, renderla attrattiva per le famiglie, renderla attrattiva per i vicentini. E questo è l'obiettivo primario. Dopodiché va riconosciuto che la presenza della spiaggetta intesa come esercizio commerciale ha consentito in questi anni un recupero di un'area che era assolutamente degradata, perché non credo di nessuno di noi si dimentica quando trovavamo i tossici che occupavano gli angoli più bui di quella zona. Ecco, ora non è più così, fortunatamente non è più così, e non è più così proprio perché siamo riusciti a portare le persone a vivere quella zona. Naturalmente da lì si potrebbe aprire un discorso molto più ampio riferito al riuso di tutto quanto il complesso di San Biagio, però come dicevo prima, per fare un ragionamento così importante bisogna che ci sia un confronto altrettanto serio con un'amministrazione comunale. Io per il momento e neppure altri abbiamo avuto notizia che si voglia affrontare questo tipo di questione, insomma. Quindi, come vedete, c'è una sovrapposizione di temi: l'urbanistica, la mobilità, la partecipazione, il recupero della città in modo che venga vissuta dai cittadini e non semplicemente usata dalle auto. Posso? 2000 firme vengono consegnate oggi alla 2000 firme vengono consegnate in commissione. Sì, il consigliere Asproso ha ricordato effettivamente che al di là del piano del centro storico, che riguarda tutto il centro storico, c'è anche un accordo di programma che riguarda l'area di San Biagio, che è stato sottoscritto a febbraio del 2018. Un accordo di programma che prevedeva anche delle azioni specifiche, perché prevedeva che dopo una serie di attività di tipo amministrativo anche in carico del Comune di Vicenza, che comunque ha stanziato 40.000 euro per fare il progetto di fattibilità tecnico-economica, potesse essere ceduta quell'area all'INAIL per la realizzazione del polo unico dell'Agenzia delle Entrate, in quel modo anche recuperando ulteriori risorse per il Comune di Vicenza per riqualificazione di ulteriori spazi sempre in centro storico, ma allo stesso tempo rendendo l'area viva non solo di giorno con gli uffici, ma anche era previsto tutta una serie di attività commerciali, soprattutto prospicenti San Biagio, per poterla rendere viva sempre. Allora,
Io mi domando che fine ha fatto questo protocollo, perché non c'è notizia nelle prime mosse di questa amministrazione che si sia dato corso a quello che erano anche i contenuti di quella delibera che è stata approvata dal Consiglio Comunale. Sono andata a vedere il verbale e ricordo che anche l'assessore Zoppello ha votato in maniera favorevole a questo, alla sottoscrizione di questo protocollo, e quindi insomma è giusto anche chiedere a chi ha il referato anche di territorio se ha ancora questa visione o se l'ha modificata, perché non si parta a progettare una strada senza sapere che cosa ci sarà accanto. Ed è evidente che invece quello che era previsto era giustamente un percorso ciclo pedonale che consentisse anche una riconnessione con il fiume. Stiamo cercando, anche facendo degli esperimenti di rivitalizzazione di questo fiume. Evidentemente nel momento in cui c'è una strada che passa diventa un taglio che è insormontabile. Quindi ecco, vediamo qual è la visione e dopo progettiamo strade se necessario, anche se noi riteniamo che non siano necessarie, perché non c'è un problema di traffico, salvo quello connesso all'entrata e all'uscita delle scuole, ma è un problema diverso. Sì, siamo contrari a questa politica spot, insomma, no? Una politica che è fatta senza un pensiero, un ragionamento complessivo, come diceva adesso Cristina, su tutto il complesso del centro storico, quindi sui volumi che ci sono, sui percorsi, sulle strade, sul modo di fruire il centro storico, sul modo di valorizzare un'area che è straordinaria. Ricordo che ho fatto la tesi di laurea nel 79, quindi pensate voi, e ho fatto tutti, c'era il carcere allora, quindi c'era una condizione totalmente diversa, un'area importantissima, il vuoto urbano, se pensate, perché il parcheggio è un vuoto urbano, è un'area quindi che va ripensata, anche il parcheggio va ripensato, nel senso che il parcheggio può restare, però ci può essere un arredo con alberi, con infrastrutture, con una dimensione diversa che un semplice mettere giù la macchina e andare via, no? Quindi questa politica qui di Cicero, che è solo, diciamo, monocentrica, no? Centrata solo sull'uso strumentale dell'auto, la riteniamo fallimentare per la città nel 2018. No? Quando si parla di ridurre, di razionalizzare, di usare mezzi alternativi, di incentivare il trasporto pubblico locale, vediamo che anche i giovani, quindi abbiamo, no? Hanno cambiato completamente la filosofia anche del movimento, no? Si spostano molto più in bicicletta, in moto, a piedi, insieme, cioè, quindi il concetto, proprio se parliamo solo di mobilità, è totalmente diverso dall'idea della come dire, velocizzazione, no? Del movimento delle macchine che è in testa a Cicero. È la politica di 20 anni fa, sua, che vuole attuare una città senza discuterla con nessuno. Quindi noi dobbiamo condividere questi processi, vogliamo condividerli con la gente, con la città, per un progetto che serve a Vicenza e non a Cicero e ai suoi amici. Esatto. Poi è interessante il concetto del fatto che la nostra generazione cambierà totalmente il modo in cui pensa e utilizza la macchina. Già oggi nelle grandi città si vede che comunque il mercato dell'auto non è più quello che era una volta. E io vorrei fare due ragionamenti. Il primo, riguardante i dati che sono usciti ieri, adesso non ricordo da chi ente, riguardo il cambiamento climatico. Questa giunta, che dovrebbe comunque occuparsene, dovrebbe occuparsi di mobilità sostenibile, non se ne, e secondo me non se ne sta proprio occupando. Abbiamo 12 anni, cioè ieri, e adesso non ricordo l'ente, però ieri dicevano che abbiamo ancora 12 anni per poter cambiare, per fermare il cambiamento climatico prima di fare gravi danni alla Terra, quindi anche questo bisognerebbe cominciarlo anche a pensarlo a livello cittadino. L'altro lato è che la città si sta invecchiando e senza una politica giovanile non riusciremo mai ad attrarre i giovani, non riusciremo mai a dar vita effettivamente all'università, non riusciremo mai a attrarre professionisti. Quindi se la città vorrà vivere nei prossimi anni e riuscire a mantenere stabili le proprie finanze per riuscire ad aiutare poi anche una fascia d'età più anziana, deve avere una politica giovanile. Oggi non c'è. E sarebbe interessante che il comune cominciasse a parlarne. Bravissimo. Sono un, detto sempre di non aggiungere niente. Questa settimana ci ha dato l'occasione anche a noi consiglieri di minoranza di incontrare davvero molte persone. E la cosa che è piaciuta è il fatto che le persone che hanno partecipato alla raccolta firme e si sono fatti anche promotori in prima persona della raccolta firme, perché la nostra non era un'etichetta che abbiamo messo, ma abbiamo anche permesso ai cittadini di condividere il modulo e di farlo firmare.
La cosa interessante è che le persone si sono fatti promotori in prima persona della raccolta e veramente abbiamo visto una visione trasversale sia di età sia di provenienza politica. Non nascondo che più di qualche firmatario non appartiene alla nostra parte politica, quindi penso davvero che sia stata una mossa anche poco utile a questa amministrazione, penso che più di qualcuno anche in maggioranza si stia pentendo un po' di questo passaggio. Ecco. Aggiungo una battuta. Solo una battuta. Sì, così, completi, no? Par condicio. Io l'unica cosa che ho detto qua, bisogna capire chi comanda in giunta. Questa è stata l'occasione per capire se Cicero ha questo ruolo oppure no. Il sindaco si è pronunciato da un certo punto di vista, credo che ci sia stata da un certo punto di vista una sconfessione di quello che Cicero ha portato avanti. Io credo, adesso bisogna vedere se questa che cosa vorrà dire per questa giunta, che finora, come è stato ampiamente detto, ha lasciato fare in lungo e largo quello che ha voluto l'assessore alla mobilità. Posso chiedersi una cosa sul progetto delle piste ciclabili? Di quando è quella previsione di quel progetto? Cioè, che progetto è quello delle piste ciclabili? È di quest'anno? È di no? La pista ciclabile era all'interno. Era dentro il progetto del complesso di San Biagio. Ah, era previsto. Ah, sì. Okay. Sì, dopo li chiamano anche il sistema del parco, non il sistema del è previsto, esatto, anche cioè, perché da lì si realizzata nell'ambito di lavori. Perché da lì si doveva andare si dovrebbe andare, no? Al Parco della Pace. Era un'idea, non è che c'era un progetto, c'era un'idea di nell'ambito di uno studio di fattibilità che è in fase di redazione, cioè era l'idea progettuale, perché non è che c'è un progetto di fatto già fatto della pista ciclabile. No, però è chiaro che non c'è un progetto. Quello che conta dire è che Cicero è tornato ad assumere un ruolo preminente all'interno dell'amministrazione comunale dopo i 10 anni in cui era stato messo fuori ed è tornato con le idee di 10 anni fa. E questo secondo me che determina una distonia rispetto a quello che stiamo vivendo. Come dicevano giustamente i nostri amici più giovani, ormai i 18enni non sono più come eravamo noi, attratti dall'auto, dal bisogno di farsi la patente, di rendersi autonomi con l'uso del mezzo privato, perché c'è una visione dell'uso della città che è molto più collettivo e molto più condiviso. C'è il cosiddetto bike sharing o il car sharing, che magari da noi non è ancora così diffuso, ma questa è la tendenza, cioè quella di mettere in comune l'uso dei mezzi. E il futuro probabilmente sarà che non avremo le auto private, ma le noleggeremo a seconda del bisogno. Allora, una città deve interpretare questo cambiamento, altrimenti rimane ancorata a delle idee superate che non rispondono ai bisogni. E questo l'abbiamo riscontrato, è stato detto giustamente, qui non c'è un logo di nessun partito, nessuno ha voluto metterci un'etichetta, nessuno ha voluto metterci il cappello. E la risposta dei vicentini è stata assolutamente trasversale, segno che c'è un sentire che è completamente diverso da quello che viene rappresentato nell'aula del Consiglio Comunale. Cioè questa idea che bisogna assolutamente andare incontro ai bisogni degli automobilisti è un'idea assolutamente fuori dal tempo. Certo che ci sono dei problemi di mobilità che coinvolgono l'uso dell'auto, ma non li si risolve creando nuove strade, oltretutto portandole dentro il centro storico.